Esaurita l'allerta meteo, si passa alla conta dei danni. L'ennesima, alla luce di un sabato di piogge copiose che hanno portato con sé il proprio corredo di danni fra frane, alberi crollati e allagamenti. A Pesaro le zone più colpite sono state quelle di Montegranaro e Muraglia, così come Loreto col suo sottopasso puntualmente allagato, oltre alle frane sull'Ardizio che hanno portato alla chiusura temporanea della statale fra Pesaro e Fano e al divieto di transito sul ponte di collegamento ad essa fino alla giornata odierna. All'ospedale di Muraglia sono riemerse prepotenti le infiltrazioni d'acqua che hanno portato al trasferimento di 4 pazienti verso ematologia e a pochi passi dal tribunale è crollato un albero in via 24 maggio, devastando 2 automobili e distruggendo le centraline di acqua e gas di una palazzina. E i danni sono tanti perché è tutta una serie di piccoli danni, ma soprattutto di frane. Stiamo facendo il conto di quelli che possono essere appunto i costi necessari per ripristinare tutte queste frane che si sono succedute. Devo dire che ormai le piogge sono talmente intense che la rete delle acque chiare fa difficoltà a reggere queste piogge così intense. Riuscire a mettere a posto le acque chiare è veramente un grandissimo problema perché sono necessari decine di milioni di euro. Cercheremo di intervenire nei punti un po' più critici nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi anni, un po' alla volta, perché pensare di riuscire a risistemare quella che è la rete idrica appunto delle acque chiare è veramente molto difficile. Però cercheremo di fare il possibile partendo ovviamente da quelle zone che possono essere considerate quelle più critiche, quindi mi riferisco al sottopasso di Loreto, alla zona di Via Flaminia, mi riferisco a tante zone altre della città dove abbiamo visto che con queste piogge così intense, diciamo che anche tenendo pulite le caditoie, i tubi che ci sono all'interno, cioè sotto la strada, difficilmente riescono ad accogliere tutta quest'acqua. Un altro punto critico è sicuramente il curvone vicino al parcheggio, però ripeto, non dobbiamo illudere i cittadini che siamo in grado di fare gli interventi in 448 perché ogni intervento richiede centinaia di migliaia di euro.